Cosa vuoi che vi dichi? Cosa volete che vi dichi? Siamo alla Fiumara. Bello, lì sotto vediamo la Eguaglia, Alassio di là. Alassio, cioè, qui tutto mare, aria di mare, si No, sente vista Sallastro, mare. capito? Siamo giunto con La Andrea, Eguaglia, ciao. grande amico, testimone di nozze di Luca, me l'ha scritto Esatto, nel messaggio. esatto, quindi grande Bene, bene. amico, sì, ma siamo amici storici da molto prima della morte. Luca, adesso ci vediamo nel tram gennaio. Va bene, oggi siamo una banda.
vedere come fine dell'anno, fine 2018, giretto e via, giretto nel fango, quando c'è il figlio segreto di Gino, nuova non devi fare il bollino, ma se vuoi vedi cosa hai preso, c'è la spesa, quello che mi ha costato in questi ultimi 17 anni, una cosa come allora, sì, ho fatto per esempio 40, una volta mi hanno portato da Vado Ligure, sono arrivato fino a Garessio, 20 euro, 20 euro facendo loro allora, fango va bene, eh? Sì, che ci arrivi anche da Cugliano, sì, tutti bei qui, signori. Sandro, ti ho fatto sporcare un po', eh? Ma no, perché? Sì, pronto, ciao Paolo, dimmi. C'è la mucchetta in casa così. No, la moglie con lui. No. È una cosa incredibile, non l'ho mai vista. Che cosa? Quelle pietre lì, non riuscivo a venire su. C'è un lepido maledetto, sono pietre di quelle lì, praticamente, erano pietre della chiesa. Ecco. A sinistra c'era la chiesa. Sì, con quelle lì hanno tappezzato la poi strada. È stata demolita perché si facevano di messa nera, è stata sconsacrata. Thank you.
Allora Sandro, dica. Ormai sei un pregiudicato perché praticamente sì, finalmente era tanto che volevo diventarlo. Finalmente ho raggiunto il mio sogno. Sai che c'è un proverbio che dice l'onestà non paga. Adesso assolutamente sì. Adesso sei nella gang. Io raccomando a tutti i giovani, non fate per favore la stupidata di scegliervi un lavoro onesto e non guadagnate niente, lavorate come delle bestie. Entrate in una gang come noi. Sì.